non servono se non appunto, come dicevo, a vedere quasi riesumata nelle intenzioni quello che era il vecchio progetto delle leggi berlusconiane che per fortuna vennero cancellate dalla Corte Costituzionale. E quindi vorremmo cercare di sensibilizzare l'attenzione di questo Parlamento a motivare le scelte fatte con queste lettere E, F e G e a spiegare perché questo divieto di reformatio in peius non può essere abolito. Grazie. Grazie, onorevole Ferranti, prego. Allora, francamente, insomma, perché qui siamo un po' nel tecnico, quindi mi spiace dover scendere nei particolari, però quando questi interventi sono così fuori posto, fuori proprio tema, è doveroso, credo, da parte della relatrice. E qui l'emendamento mira a sopprimere la lettera E. La lettera E che cosa prevede? Non riesuma nessuna legge Pecorella e nessun'altra cosa dichiarata dalla Corte Costituzionale. Dice soltanto per razionalizzare l'impugnazione che il procuratore generale presso la Corte d'Appello può impugnare nei casi di avocazione, quindi quando è legittimato ad avocare, cioè l'indagine di primo grado. E quindi abbiamo visto che tra l'altro le scorse sedute abbiamo anche ampliato i poteri del procuratore generale di avocare. E poi quando c'è l'acquiescenza in questi casi del pubblico ministero di primo grado, perché normalmente l'impugnazione la fa il PM dell'udienza, che impugna e il processo va in appello. L'intervento del procuratore generale è un intervento, diciamo, eccezionale e si è voluto razionalizzare in questo senso dicendo il procuratore generale faccia l'appello quando sono i casi in cui può avocare a sé le indagini, sapendo appunto che c'è un PM di primo grado e un PM di secondo. Quindi nessuna reviviscenza di Pecorella, di leggi Pecorella dichiarate dalla Corte Costituzionale, ma soltanto nessuna limitazione dei poteri di impugnazione, perché sappiamo che il secondo grado servono proprio per arrivare poi a una sentenza definitiva di terzo grado da parte della Corte di Cassazione, ma una razionalizzazione del percorso di impugnazione attraverso sia limiti che possono essere soggettivi o oggettivi, e tanto è vero che qui la delega successivamente alla lettera H è stata soppressa in commissione perché abbiamo scritto in commissione già la norma, l'articolato, tenendo conto anche dei lavori che erano stati fatti in commissione di studio e indagine conoscitiva. Quindi, insomma, l'emendamento soppressivo va a sopprimere un principio che invece è sacrosanto e cerca proprio di, teniamo presente qual è l'importanza di questo provvedimento di sistema, tempi ragionevoli del processo, quindi non compressione dei diritti della difesa o dell'accusa, ma razionalizzazione anche degli interventi delle varie figure legittimate a proporre l'appello, in questo caso il procuratore di primo grado e il procuratore di secondo grado. Grazie, è scritto a parlare l'onorevole Sisto prima, onorevole Ferraresi, prego. Grazie Presidente, condivido le osservazioni formulate dal relatore, dal Presidente Ferranti. Dirò soltanto che nella prassi giudiziaria capita troppo spesso di vedere due atti di impugnazione pressoché identici e che davvero non hanno nessun motivo di essere, cioè quello del pubblico ministero di udienza o comunque di primo grado, unitamente a quello del procuratore generale. Si tratta di un dispendio di energie davvero inutili ed è corretto che solo laddove il pubblico ministero non intenda esercitare il suo diritto ad impugnare, possa valutare il procuratore generale se proporre egli stesso impugnazione. A me sembra un principio di semplice razionalizzazione procedimentale, si evita una duplicazione e in qualche modo si risparmia un po' di tempo nell'ambito del processo. Grazie. Voteremo contro questo emendamento, favorevolmente per il mantenimento della lettera. Sì, grazie, onorevole Ferraresi, prego. La ratio dell'intervento precedente, ovviamente sia sulla lettera E, F e G, è quello di limitare
delle apposizioni di vincoli all'appello che non vanno nella direzione di razionalizzare il processo, ma solo di togliere ovviamente diritti ai giudici e in questo caso molte volte anche le persone che vivono il processo. Infatti questo governo va a togliere col 608 la possibilità di appellare pronunciando sentenza di conferma di quella di proscioglimento nel ricorso